Domenica scorsa, 13 maggio, presso la sede di Croce Rossa Comitato di Livorno Canavese, si è svolta la cerimonia di consegna delle benemerenze di anzianità CRI e onorificenza da parte della città di Livorno Canavese, ad introdurre il presidente del comitato, Davide Doglio. 17 milioni di volontari in tutto il mondo, 150.000 in Italia, 166 a Livorno Canavese. È un impegno svolto 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, su ogni area. Tante sono le ore di attività, tanti sono i servizi svolti, ma non voglio dilungarmi, in quanto a breve vedremo un filmato riassuntivo. Cari volontari, oggi è la nostra festa, ma è anche la festa della mamma. Auguri a tutte le mamme presenti e nonne. La cerimonia di questa mattina è segno di stima nei nostri confronti, nell'impegno che abbiamo sempre dato negli anni. Sarà una spilla, una croce d'argento oro, una pergamena, tramite un presidente, ma soprattutto è un grazie che arriva dalle persone che abbiamo aiutato e che in quel momento di bisogno ci hanno ringraziato con un sorriso e con un grazie. Questa è volontarietà. Ci rassicurano le amministrazioni comunali, regionali, nazionali. La loro Croce Rossa è sempre al primo posto, nel cuore. Pensiamo ad esempio al passaggio della privatizzazione. Ringrazio tutte le autorità presenti, i sindaci di comuni di paesi limitrofi, l'onorevole dottoressa Francesca Bonomo, l'assessore regionale dottoressa Gianna Bentenero ed in particolare il nostro sindaco Alberto Rostagno. Ringrazio il comandante luogotenente dei carabinieri di Livorno Canavese, dottor Mammino, il commissario dei vigili urbani, dottor Cavallo, il comandante dei vigili del fuoco, che penso aveva visto prima, è sul mezzo, Roberto Zaccaria e tutti i rappresentanti delle associazioni del territorio per la loro presenza. Ringrazio i colleghi presidenti di Croce Rossa e il presidente della Croce Bianca Bolognese, Franco. Negli ultimi 2 anni è nata una vera e stretta collaborazione tra noi. Personalmente vorrei ringraziare la mia collega Daniela, presidente del Comitato CRI di San Francesco al campo, la collega Laura del Comitato di Aglie, la collega Patrizia del Comitato di Tortona e il collega Franco, presidente di Guidonia Montecelio di Roma, che purtroppo è a Roma per lavoro, il collega Graziano, che purtroppo non è qui, presidente della Croce Rossa di Torino e nonché referente provinciale. Un ringraziamento particolare va ad Antonino Calvani, presidente della Croce Rossa regionale, che entrambi sono molto vicini al nostro comitato, ma in particolare vorrei ringraziare il presidente nazionale CRI, l'avvocato Francesco Rocca, che in sua rappresentanza ha chiesto al vicepresidente nazionale, dottor Gabriele Bellocchi, di presenziare a questa cerimonia. Grazie ai presidenti della Croce Rossa di Livarolo. In ordine di data, e qui mi ha dato una grande mano la nostra madrina e anche Carla, in ordine il cavalier Erminio Visconti, successivamente nel 1982 la signora Grazia Causano. Nell'86 passa la mano al signor Matteo Santacroce e successivamente alla signora Carla Boggio. Questo si conclude nel 2011. Dopodiché, purtroppo, per un commissariamento, con Gianluca,
volte, l'ho visto prima, con Enrico e poi ultimamente con Roberto, guidiamo ad oggi con tutti i 166 volontari la Croce Rossa di Roma. Un particolare ringraziamento va alla nostra madrina che sempre e sempre e sempre al nostro fianco e ci aiuta. E ritorno a dire, a Daniela Matteis, una vera amica che ha bisogno sempre, mi vicina, una incessante collaborazione con la firma di un atto chiamato Essere Uniti, cioè l'interscambio tra volontari delle due sedi e di tutti i mezzi, senza e tralasciamo quella che è la burocrazia. E finalmente la creazione del centro di formazione Basso Canavese. Un saluto anche a Francesca che non è qua. A Laura Moreschini, che al bisogno è sempre disponibile nel prestare mezzi e personale al fine di assicurare una risposta alle richieste di servizi del territorio. A Patrizia Mauri e a Laura Solari con la presenza di un giovanissimo volontario. Vieni qua. Una star per il prossimo. Io la vorrei definire così, Simone, con un gesto simbolico per noi, ma anzi di cuore per lui, un salvadanaio aperto in una sede CRI per comprare un'ambulanza. Simone, che di cognome fa? Mercurio. Mercurio e suo papà, Antonio, non aggiungo altro. Questa è unità. Tanti sono gli obiettivi, alcuni raggiunti, ancora tanti da affrontare. Come anticipato in apertura, tra poco vedremo un filmato riassuntivo delle attività svolte dal Comitato. Un ringraziamento ai giovani CRI che lo hanno sviluppato. Vi assicuro, le immagini parleranno da sole.